Va bene, iniziamo la conferenza stampa che abbiamo convocato qui davanti all'Expo Santeria Martini per lanciare un segnale chiaro sia alla regione sia al comune, in quanto i due enti locali che sono insomma, legittimati a prendere decisioni in merito. La nostra lotta, la conoscete, insomma, è un percorso per l'apertura dell'ex ospedale Maria Adelaide, che già va avanti da circa un anno e più, veramente molto più di un anno. Ricordo in breve, l'ospedale è stato chiuso 5 anni fa, 6 anni fa ormai, dopo una lotta dei lavoratori, chiuso dalla giunta del PD all'epoca alla regione, è rimasto sempre chiuso. Sono stati tanti i bandi e i progetti su quello spazio, ma non si è mai fatto niente. L'ultima novità che riguarda l'anno scorso è la vendita dello stabile da parte della regione, che è ancora in mano comunque alla gestione dell'ASL, ASL Torino Centro, al progetto delle Universiadi. In particolare, in quello spazio si vorrebbe tenere una casa dello studente per l'Universiadi, che poi dovrebbe andare in gestione privato pubblico tramite anche l'EDITU a quello che dovrebbe essere anche uno studentato futuro. La nostra lotta ha fatto sì finora che insomma, ha fatto sì che abbiamo ottenuto almeno 1000 metri quadri dei 13.000 metri quadri che è lo stabile per un polo ambulatorio. Questo non ci basta, non tanto perché ovviamente mettiamo in contrapposizione il diritto allo studio contro il diritto alla salute, ci mancherebbe altro, ma perché sia perché in quel quartiere si stanno cominciando a concentrare una serie di case dello studente in una progettazione urbana che vede una studentizzazione e una ghettizzazione degli studenti in un solo quartiere, sia perché quell'ospedale è un ospedale praticamente in parte già ristrutturato un anno prima che chiudesse e secondo noi e secondo gli architetti che abbiamo anche consultato, ancora prerogative per una funzione ospedaliera diciamo decente e buona. E quindi abbiamo fatto questa lotta, la regione ci ha incontrato, ma poi ha chiuso le porte dicendoci cosa? C'è il PNRR sulla sanità. Il PNRR in breve dispone la territorializzazione finalmente delle strutture sanitarie, anche perché l'esperienza Covid ci ha insegnato che la territorializzazione e la diffusione nello spazio di poli sanitari contribuisce alla guarigione, contribuisce al decadimento delle patologie anche croniche o meno, sì, qui ci sono i volantini se volete, e ho il comunicato stampa che abbiamo fatto, però a dispetto di quello che c'è scritto sul PNRR, la regione continua invece a proporre un accentramento delle funzioni ospedaliere. In questa struttura qui, che è chiusa, abbandonata da 40 anni, no, da 30 anni, la regione vuole mettere dentro 2 case della comunità, 2 ospedali di comunità e 3 centrali operative. In più, a Lungodona Savona, dove già c'è l'ASL, si vuole rifare soltanto un rimaquillaggio di quello che è la struttura già ASL, mettendo dentro 2 case di comunità. Allora, quello che dovevano essere praticamente 2, 4, 6 e 3, 9 spazi funzionali per la sanità vengono, cioè in un quartiere di più di 70.000 abitanti, vengono accentrate soltanto in 2 posti, lasciando completamente sguarnita quella che è una popolazione di una circoscrizione che ha almeno 70.000 abitanti, se non mi sbaglio, insomma molto, molto di più. Allora, con la logica dei poli sanitari, ovviamente il Maria Adelaide per la regione continua a rimanere uno spazio vuoto da vendere. Le università si sono tirate fuori dal comitato promotore,
per le universiadi, quindi non si sa neanche chi le deve promuovere poi queste universiadi, quindi è chiaro che la regione vuole solamente fare cassa. Il comune cosa fa? Questo è un altro elemento centrale. Il comune si è limitato soltanto ad un banale e non vincolante in quanto tale ordine del giorno che diciamo premeva, cioè considerava la giunta per premere sulla regione per far sì che il Maria Adelaide fosse destinato a polo sanitario per le case di comunità. Oltre quello non è mai andato. Il piano regolatore attuale dispone quella struttura come ospedale ma non pubblico, quindi la nostra preoccupazione qual è? Che appena fatto il PNRR che scade il 31 maggio quella struttura rimarrà vuota, rimarrà come assegnazione comunque ad uso ospedaliero e la nostra preoccupazione appunto è che venga venduto all'ennesimo privato che speculerà su una struttura già pronta per fare la propria cassa di ospedalizzazione privata. L'assessore Rosatelli, noi lo mettiamo al centro delle nostre critiche perché per diversi motivi, sia perché politicamente si è subito speso nella sua campagna elettorale prendendo la nostra lotta come riferimento, facendo promesse che non ha mantenuto, criticando una classe dirigente e comportandosi di fatto come quella loro, cioè come quelli che criticava, cioè dicendo che avrebbe fatto di tutto per far sì che il Maria Adelaide fosse destinata a casa della comunità, ma al momento è soltanto un ordine del giorno. Allora, caro assessore, caro sindaco, fate quello che avete scritto entro il 31 maggio e non dopo, perché se lo fate dopo è chiaro che poi sarete costretti anche voi a vendere e quindi c'è una grande presa in giro diciamo politica. In chiusura appunto chiediamo queste cose, chiediamo che l'ordine del giorno rimanga vincolante e che ci sia una variante al piano regolatore che dica che quell'ospedale non è solo un ospedale ma un ospedale a destinazione pubblica e quindi rimanga pubblico e che la regione si impegni a far sì che non si accentrano le case di comunità, che non si accentri la salute territoriale in pochi posti ma si disperda per quella che è la funzione reale all'interno dei territori. Infine la rimozione del manager sanitario Dottor Picco. È un manager che ha fatto tante di quelle promesse di cui non ha mantenuto praticamente nessuna, non è a nostro parere in grado di governare istituzionalmente la sanità in questa città. Abbiamo saputo da poco che sarà assegnato ad un ente di controllo che ha a che fare anche con l'applicazione del PNRR sulle case di comunità, eccetera. Vogliamo che il dottor Picco non entri in quel ruolo perché a nostro parere è semplicemente incapace. Lascio la parola o se ci sono delle domande, grazie. Allora, Fabrizio Maffioletti, Presenza Italia. E voi avete fatto un progetto, avete presentato un progetto su Maria Adelaide e questo progetto prevedeva anche una struttura riabilitativa, quindi per degenza di media, per la riabilitazione. Attualmente le strutture riabilitative piemontesi sono sostanzialmente in mano ai privati. Che cosa avete idea di che cosa preveda il progetto della stanteria Martini, se prevede una struttura riabilitativa? La struttura riabilitativa dovrebbe essere dentro quei 1000 metri quadri della Maria Adelaide, prima funzionale per l'università, cioè per i giocatori, per gli atleti delle università e poi rimane lì. Ovviamente stiamo parlando di 1000 metri quadri, praticamente nulla. E al momento rimane solo il CTO. E da quanto leggiamo dal PNRR non c'è altro, cioè nel senso non c'è altro che vada
alle strutture riabilitative, tant'è vero che Maria Adelaide era una struttura riabilitativa in quanto tale ed è stata chiusa per far sì, guarda caso, che ai privati poi si approfittassero di una di quelle che è la gestione più ricca delle ospedalizzazioni, che è la riabilitazione tramite poi il pagamento dei fondi regionali. Questo sì, un'ultima cosa che mi dimenticavo su Derry. E qua non è prevista. Un'altra cosa che mi dimenticavo a mettere in campo è Derry, ovviamente, cioè il presidente della circoscrizione che è favorevole al fatto che Maria Adelaide si divida in studentato e anche in poliambulatorio piccolo, facendo sì che un progetto Lega e PD vada, diciamo, in ballo. Anche per questo chiamiamo in campo l'assessore Trotrotrosatelli, per dire: tu che critichi tanto questo accordo sottobanco PD Lega, che cosa fai? Ma non è, guardate che non è un attacco ideologico il nostro. Già a Settimo hanno chiuso un ospedale in questa maniera, facendo tante promesse ai cittadini, per cui poi alla fine PD e Lega si sono messi d'accordo per chiuderlo e venderlo. Quindi non vorremmo che la stessa cosa succeda al Maria Adelaide. Sì, prego. Come è saltata fuori l'alternativa della stanteria Martini e in che condizione è? Se non sembra. Allora, la stanteria Martini è uscita così dal cilindro e l'abbiamo letta per la prima volta nella PNRR a Regione, ma questa cosa noi l'abbiamo resa pubblica sul nostro account Facebook. È uscita una lista con tutte le strutture di comunità e di casa della salute che dovrebbero essere in questa città, cioè stanno un po' tutte, è uscita la stanteria Martini. La stanteria Martini in teoria doveva essere destinata ad un polo universitario di informatica, se non mi ricordo male, una cosa ingegneria, insomma adesso non mi ricordo bene, ma ad un'altra cosa, perché ovviamente dentro è chiusa, lo vedete, da 35 anni, e dentro abbiamo fatto un giro ed è una cosa da poco raccontare, insomma è devastata dentro, cioè non è che c'è poco da dire, i carrelli qua fuori lo dicono già da sé. E quindi il recupero di questa funzione, cioè di questa struttura che è decadente, costerebbe di più del recupero di un Maria Adelaide che già in parte è stato ristrutturato 6 anni fa. Quindi è chiaro che c'è un calcolo di interessi anche economici che poi aggravare sulle casse e sulla fiscalità di chi paga, senza essere efficiente ed efficace fondamentalmente.